Da qualche tempo Fiat ha deciso di rilanciare il marchio Abarth, un marchio sportivo di grandissima storia nel mondo dell'automobilismo di altissimo livello, e vediamo questo servizio riguardo il marchio di Carlo Abarth e un po' di storia del mondo dell'auto e dei rally di un tempo. Un passato glorioso che si fa presente, una passione vincente ieri come oggi. È questo il concetto che guida il progetto di rilancio del marchio Abarth da parte di Fiat Group Automobile. Da sempre sinonimo di vetture grintose, di sfide, di passione e di grandi emozioni, Abarth torna con una nuova linea per far sognare tutti gli amanti dell'automobilismo sportivo. La novità sta proprio nel richiamo, in chiave moderna, a tutte le attività che nel passato svolgeva la Abarth & Company, a partire dalle corse, per poi passare ai prototipi e ai kit di trasformazione delle vetture, fino ad arrivare a veri e propri accessori di moda che riflettono lo stile Abarth. Espressione di una vera e propria filosofia di vita sportiva, quindi, la nuova società agirà su più fronti. Innanzitutto l'ambito racing, l'universo più spiccatamente sportivo delle corse, dei trofei monomarca e delle vetture preparate per i clienti privati. Il secondo ambito è quello commerciale, che comprenderà il tuning e una diffusa attività di licensing e merchandising. La prima interpretazione Abarth è stata applicata alla Grande Punto, che dal mese di settembre è in vendita in Italia. Entro l'anno sarà commercializzata anche in Svizzera e nel corso del 2008 sarà disponibile in altri mercati. E il ritmo dei lanci sarà estremamente serrato. Da oggi a fine 2008 sono infatti previsti ben 4 nuovi prodotti. E i programmi di sviluppo del brand rendono necessario a breve un ampliamento della capacità produttiva. Nel giro di qualche mese sarà pronta la nuova sede Abarth presso lo stabilimento di Mirafiori, che accorperà le funzioni manifatturiere, di progettazione e gestionali dell'azienda. Questa intensità spiega la scelta di dare ad Abarth il rilievo di un brand autonomo, gestito da un'azienda indipendente, Abarth & Company SPA, controllata al 100% da Fiat Group Automobile, e la cui distribuzione è affidata a una struttura commerciale esclusiva articolata in 4 livelli: flagship, concessionarie, preparatori specializzati e officine di assistenza. Agile e veloce, la struttura Abarth & Company SPA è affidata al Chief Executive Officer Luca De Meo e si articola in 3 aree di attività: Business Operation, Engineering and Manufacturing Operations e Racing Operations. La prima area è affidata ad Antonino Labate, con il compito di definire i prodotti e i servizi per la personalizzazione estetica e prestazionale di vetture sportive di serie, di organizzare la rete di vendita e di assistenza, gestire le attività di merchandising e licensing riguardanti il marchio Abarth. La seconda attività, Engineering and Manufacturing Operations, è affidata a Paolo Ollino, con il comando di assicurare lo sviluppo tecnico a produzione e le attività tecniche di messa a punto e assistenza delle vetture da competizione, di garantire lo sviluppo dei prodotti per il car kitting e il car tuning, lavorando in sinergia e in collaborazione con la funzione Engineering e Design di Fiat Group Automobile. Infine, guidato da Claudio Berro, Racing Operations ha l'obiettivo di coordinare la partecipazione delle vetture Abarth alle competizioni automobilistiche nazionali e internazionali, organizzare i trofei ai clienti privati, gestire rapporti con i clienti sportivi e con gli sponsor. Non ultimo, Abarth si avvale del contributo di Paolo Martinelli, responsabile della direzione motori della gestione sportiva di Ferrari fino ad ottobre 2006, e che oggi guida la direzione sviluppo motori benzina di Fiat Powertrain Technologies. E così con questo servizio noi arriviamo alla fine della puntata numero 33 di Motor News e io sono sicuro che voi siete più contenti se la nostra Serena vi dà i saluti e baci. Sì, saluti e baci a tutti quindi e ci vediamo alla prossima puntata sempre con Motor News, sempre con Marcello E Padin. con Serena Zappa. Arrivederci. Arrivederci a tutti.